Le riconoscete? Penso sia abbastanza semplice. Melanzane sott'olio. Oggi vi faccio vedere come le preparo io. Allora ragazzi, piccola premessa, per i sottoli l'importante è la pulizia, quindi prendete le melanzane e le lavate in acqua e bicarbonato, non tanto perché il bicarbonato disinfetta, perché non disinfetta nulla, ma semplicemente perché con la sua azione di attrito riesce a eliminare meglio tutte le possibili impurità che ci sono sulla buccia delle melanzane. Una volta che avete lavato molto bene le melanzane, mi raccomando, sottolineo molto molto bene, possiamo pelarle. Quindi togliete tutta la buccia dalle melanzane e le fate a fettine. Io le faccio prima a fettine e poi le taglio con una forbice a filetti. Una volta tagliate a filetti, le mettete man mano in una ciotola e man mano ci aggiungete sale grosso e aceto di vino bianco. Questo aiuterà le melanzane oltre a perdere l'acqua, ma ovviamente darà la parte di acidità che servirà per eliminare un'eventuale carica batterica di botulino. Cosa fondamentale nella scelta delle melanzane per farle sott'olio è che devono essere giovani e senza semi, perché quelle con i semi, una volta tagliate, tendono a diventare subito nere, mentre quelle giovani e belle pulite dentro rimangono belle bianche, come potete vedere anche da qui e come vedrete anche poi domani quando vi farò vedere come saranno una volta uscite dal sale e dall'aceto. Quindi le mettete in una ciotola, le pelate tutte, le tagliate tutte a filetti, le cospargete con sale grosso, aceto, mescolate bene, poi ci mettete un piatto sopra che faccia da coperchio e un peso così che le mantenga sempre schiacciate e sotto il liquido che tireranno fuori. Così le dovete lasciare per 15-16 ore, ma se le lasciate un pochino di più non succede assolutamente nulla. Mi raccomando, ogni tanto però andate a mescolarle lavandovi sempre bene le mani prima, perché con i sottoli bisogna stare sempre molto attenti alla pulizia e lavorare in un ambiente il più pulito possibile, perché la pulizia ne è buona solo la saccoccia, ricordatelo sempre questo. Passate 15-20 ore, scolate le melanzane dal liquido che hanno tirato fuori. Le premete per togliere l'acqua in eccesso e le mettete in un canovaccio pulito e poi le spremete ulteriormente proprio per eliminare tutta l'acqua che hanno dentro e che hanno assorbito, perché devono essere molto molto asciutte. Quando avete fatto questo, le sgranate per bene, le allargate su un canovaccio, anche lo stesso dove le avete spremute va benissimo. E coprite con un altro canovaccio pulito e le lasciate qui almeno un'oretta, perché devono ulteriormente asciugarsi un attimino. In questo momento potete anche lavare sia gli spicchi d'aglio che il prezzemolo che andranno all'interno, perché anche loro ovviamente dovranno asciugarsi, quindi li potete mettere vicino alle melanzane e farle asciugare. Ovviamente perché non deve esserci assolutamente acqua quando poi andiamo a metterle nei barattoli. Per quanto riguarda i barattoli, io i barattoli li ho lavati in lavastoviglie a 70 gradi, che è la massima temperatura che raggiunge la mia lavastoviglie. Voi potete benissimo aumentare anche la temperatura, lavarli a 90 gradi, oppure li bollite per una mezz'ora aggiungendo negli ultimi 10 minuti i tappi. Ovviamente anche i barattoli poi dovranno essere ben asciutti. Passata un'ora, quando le vostre melanzane sono belle asciutte, potete procedere a invasarle. Quindi le mettete tutte in una ciotola, sempre pulita e asciutta, e le condite con uno o due cucchiai d'olio, il prezzemolo tritato e l'aglio tritato. Se volete aggiungere il peperoncino potete farlo, io vi consiglio di metterlo secco per evitare che fermenti, perché il peperoncino ha sempre un po' questo vizio e per evitare problemi, se lo mettete secco non sbagliate. Girate il tutto come se stesse facendo un'insalata, le condite. Una volta condite potete metterle nei barattoli, mi raccomando, pressatele molto bene, devono essere ben strette.
e quando i barattoli sono pieni potete metterci l'olio. Io utilizzo olio extravergine d'oliva perché secondo me non ha senso fare queste conserve in casa e utilizzare l'olio di semi come molti fanno. Se voi volete potete utilizzare benissimo l'olio di semi, vi consiglio l'olio d'oliva soprattutto per il sapore che ha. Ovviamente costa un pochino di più, però ce ne guadagnate sicuramente in sapore. Mettete l'olio d'oliva, però dovete fare spazio con un coltello per farlo andare bene tutto dentro e da tutti i lati, perché ovviamente deve essere tutto avvolto dall'olio. Fatto questo, se serve rabboccate, servirà sicuramente. Vi consiglio adesso comunque di aspettare perlomeno 2-3 ore che l'olio scenda bene e vada da tutti i lati. Quindi non chiudete i vostri barattoli, ma semplicemente appoggiate un attimo i tappi sopra, giusto per evitare che ci vadano mosche, insetti, polvere e quant'altro. E aspettate così 2-3 ore. Se quando andate poi a togliere i barattoli l'olio è sceso, lo rabboccate. L'olio ovviamente deve coprire tutte le melanzane. Se trovate anche quei pressini che vi aiutano a tenere le melanzane sotto l'olio, vanno benissimo. Io li avevo trovati, ma poi erano troppo grandi per il mio baratto e quindi sono dovuto arrangiare senza. Ok, rabboccato l'olio se necessario, possiamo chiudere i nostri barattoli e a questo punto c'è chi li mette direttamente in dispensa e chi, come me, li fa bollire per la sterilizzazione e per il sottovuoto soprattutto. Quindi li metto in una pentola con acqua fredda e li porto a ebollizione. Dall'ebollizione li faccio bollire per 35 minuti. Una volta che hanno bollito 35 minuti, spengo e faccio raffreddare il tutto dentro la pentola con l'acqua calda. Quando l'acqua si sarà completamente raffreddata, potete toglierli, asciugarli e metterli in un luogo buio, possibilmente più fresco della casa che avete, e tenerli lì per almeno un mesetto, perché le melanzane comunque devono prendere tutti i sapori. Ecco perché il motivo io non vado neanche ad assaggiarle, perché l'ho fatto domenica, oggi è mercoledì e non mi sembra a caso di aprirle, perché non sono al massimo del loro sapore. E quindi questo è il risultato. Vi assicuro che sono molto molto buone, perché è una ricetta che io faccio da sempre e mi ci sono sempre trovato bene, e vi consiglio anche a voi di farle, anche perché sono semplicissime. L'unica cosa, con 4 melanzane, come avete visto, ho fatto 2 barattoli di questi, uno anche un po' scarsino, quindi se ne volete fare un bel po' ne dovete prendere un bel po', perché le melanzane perdono parecchio volume. E ragazzi, ci vediamo alla prossima. Io ringrazio i miei patron, ringrazio voi che avete visto il video e ringrazio chi vorrà lasciare un like e un commento. Qui sotto trovate tutti gli ingredienti e niente, ci vediamo alla prossima e ciao!